Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. Flipper la notte scorsa ad Asti tra le auto in sosta nella zona di Corso Torino e Corso 25 Aprile, finché non sono intervenuti gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale di Nizza a bloccare il guidatore, arrestato per resistenza. È accaduto intorno a mezzanotte alla guida di una vettura, un italiano di 55 anni, come la biglia di un flipper ha urtato quasi una decina di auto posteggiate a bordo strada prima di andare a sbattere contro un muro. Bloccato dai poliziotti della stradale del distaccamento nicese, l'uomo è stato accompagnato in ospedale dove sono stati effettuati anche gli accertamenti sulle sue condizioni alla guida, risultato infatti positivo sia ai test sulla guida in stato di ebbrezza sia ai test tossicologici. Non è sopravvissuto lo spaventoso incidente della scorsa settimana in corso alla mano tra Ivoli e Torino. Andrea Nebbiolo, 50 anni, residente a Quarto, è deceduto nella serata di l'altro ieri al CTO, dove era stato trasportato in condizioni disperate, dove i medici lo avevano sottoposto ad una serie di interventi chirurgici per salvargli la vita. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto autonomo della BMW sulla quale viaggiava, finita contro lo spartitraffico di corso alla mano. A peggiorare le cose è stato il distacco del guardrail che ha letteralmente infilzato il SUV. Campionati regionali di nuoto nel segno dell'astigiana Giulia Borra, che a Torino è in gara per il Centro Nuoto Torino, conquista un poker di medaglie. La formidabile atleta ventenne conquista l'oro sui 50 farfalle e 100 dorso, ottiene invece la medaglia d'argento nei 50 stile e sulla distanza doppia. Giulia completa la sua prestazione da incorniciare con il quarto posto nei 100 farfalla. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia, Asti e il suo giornale.